prolungata la chiusura del viadotto in circonvallazione in zona dei Martinetti. Per l'apertura del ponte bisognerà aspettare ancora una decina di giorni. La neve e il gelo delle settimane passate hanno infatti causato alcuni rallentamenti ai lavori. Per tutta la settimana il traffico pesante continuerà dunque ad essere deviato. L'acquese Martina Biollo, giovane ambasciatrice contro la povertà estrema. Nata ad Acquiterme e residente a Siena, Martina è stata selezionata per partecipare al prestigioso programma Youth Ambassador dell'associazione Antipovertà The One Campaign. Durante il corso dell'anno e come parte del programma si attiverà per incontrare rappresentanti politici locali, si recherà in Parlamento ed organizzerà eventi nella sua comunità. L'intento è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui risultati degli aiuti pubblici allo sviluppo nei paesi più poveri. L'Acqui Rosé d'OCG debutta ad Acquiterme. Uno spumante che si presenta come il primo naturalmente rosé e a denominazione d'origine controllata e garantita. Un valore aggiunto fortissimo in un comparto che dopo anni di grandi successi sta soffrendo una crisi che ha portato un drastico taglio delle rese a 36 quintali per ettaro. Una vera svolta si sta però preparando nel mondo del brachetto. È infatti alle porte la modifica del disciplinare che prevede l'imbottigliamento dell'Acqui d'OCG rosé anche fuori dalla zona di produzione. Uno strumento chiave per provare seriamente ad uscire dalla crisi. Nel campionato di promozione domenica da dimenticare per l'Acqui battuto sul terreno di Cit Turin. In vantaggio inizialmente con Massaro, i termali hanno poi subito la rimonta dei torinesi che hanno chiuso il match sul 4-2. In classifica i bianchi restano a 38 punti al quarto posto. In prima categoria pareggio per il Sexadium 1-1 in casa contro il Pontestura, rinviata per pioggia Cassine Aurora Alessandria. In Serie B1 femminile successo esterno per Arredo Machimo Acqui, le termali hanno nettamente battuto Cosmel Gorla Barese per 3-0. Una vittoria che porta le ragazze allenate da coach Marenco al nono posto a quota 29 punti. In B maschile niente da fare per Negrini Acqui che perde il derby contro Novi Pallavolo. 3-0 il risultato finale con i termali sempre più nelle zone calde della graduatoria e che nel prossimo incontro sfideranno Volley Marnate 5 punti sopra gli acquesi.